C'è due problemi. Uno è come far diventare l'obiettivo di Smart City l'obiettivo della città e non solo delle imprese e non solo di ingegneria. Per esempio, come mobilitare tutta l'università è per me ancora un problema non completamente risolto. Troverete all'ingresso la mia relazione a un'iniziativa che abbiamo fatto 15 giorni fa sulla scuola, la cultura, la formazione per Smart City, dove c'è un tentativo di sviluppare un ragionamento anche in questa direzione, cioè come fare, insomma, per dirla con uno slogan. Se io faccio edifici intelligenti e costruisco servizi intelligenti e il livello di cultura delle persone non fa un salto corrispondente, gli edifici intelligenti e i servizi intelligenti rischiano addirittura di essere barriere per, insomma, io sono per un welfare molto personalizzato, ma in un welfare personalizzato il livello di intelligenza delle persone diventa condizione d'accesso ai servizi. E quindi Smart City è anche, lo diceva Irene Tinagli bene, un grande progetto formativo ed educativo attraverso, per far sì che le persone sentano nella tecnologia le cose per risolvere i propri problemi. Questo è anche una grande missione educativa. E quindi, come la scuola, l'università, le università libere, l'associazionismo diventa parte integrante del progetto, è per me uno dei problemi fondamentali su cui stiamo provando a muoverci. Secondo, come funziona la macchina comunale? Allora, un problema, la dottoressa Sartore poneva nel suo ragionamento, l'ha ripresa adesso Gloria Pelagio, il tema dell'interoperabilità fra più città e fra più amministrazioni. Allora, l'interoperabilità in questo paese è scarsa e bisogna cominciare a dirci perché. Perché? Allora, come avviene l'introduzione di un software, di un nuovo prodotto all'interno di un'amministrazione? In genere avviene con un'operazione top-down. Non è l'analisi che parte all'interno dell'amministrazione che costruisce il prodotto, ma è un prodotto preconfezionato che viene portato all'amministrazione, che poi viene personalizzato. Ma in che cosa consiste questa personalizzazione? Molto spesso è come rendo un prodotto rigido funzionale a un'organizzazione del lavoro rigida. Per capirci, c'è un prodotto, c'è un'organizzazione del lavoro, lo personalizzo tenendo conto di quella organizzazione del lavoro, molto spesso tenendo conto delle sue rigidità, non delle sue capacità evolutive. Per cui succede che un prodotto fatto a Genova, se voglio fare le Smart City, non funziona con Firenze, non funziona nemmeno con La Spezia, non diventa interoperabile. E allora qua c'è due problemi. Uno, come produco, no? Riguarda i produttori. Il secondo è come il problema dell'introduzione delle tecnologie diventa un processo di cambiamento organizzativo dell'insieme della macchina comunale. Allora, ci sono alte professionalità nel comune in questo senso. Ahimè, molto spesso restano confinate nel settore dell'ICT, che diventa un servizio on demand. Ho bisogno? Chiedo. No, il problema è un altro invece. Come assumo l'introduzione delle tecnologie come un processo di mutamento complessivo dell'organizzazione? Se no, non succede, resti lì. E questo è il problema dei problemi, no? Perché? Che riguarda la pubblica amministrazione, ma riguarda l'insieme. Cioè, come le tecnologie servono a rompere le separatezze e, come dire, e le comunità degli identici. Come rompono barriere, come costruiscono tutti, per tutti la possibilità, la spinta a cambiare. No. Questo riguarda la pubblica amministrazione, ma riguarda anche l'università. Come rompo le barriere disciplinari, perché tutte le innovazioni di cui stiamo parlando, la logica smart, ha come presupposto la rottura delle rigidità disciplinari e la consapevolezza che le innovazioni nascono dalla contaminazione degli ambiti organizzativi e degli ambiti disciplinari a tutti i livelli. O è anche innovazione sociale o l'innovazione tecnologica non decola, non cammina, e l'innovazione sociale ha nell'organizzazione un suo punto fondamentale.
Rompere le comunità degli identici a tutti i livelli, rompere le inerzie sociali che bloccano l'innovazione. Credo che se la politica ha un senso in questa direzione, ce l'ha proprio in questo. Noi non siamo tecnologi, però rompere e combattere le inerzie che rendono difficile l'innovazione è un problema. E Irene Tinagli mi capirà, perché io l'ho conosciuta come introduttrice del pensiero di Richard Florida in Italia, ci siamo scambiati le prime email dall'America all'Italia su Richard Florida, se concludo parlando di quella che io considero la più grande sconfitta del percorso di Smart City a Genova, cioè il fatto che si è bloccato, che non siamo stati capaci di portare a termine il percorso della costruzione di una moschea islamica in questa città. La ritengo un blocco per Smart City e per Genova, che vuole essere città dell'innovazione, perché Irene Tinagli mi ha insegnato, portando Richard Florida qui, che l'innovazione cammina su tre assi: la creatività, è in cui i talenti, è in cui la creatività culturale e l'innovazione tecnologica vanno insieme. I loro studi mi hanno spiegato che le città dove c'è più artisti, più poeti, più musicisti, più perditempo, secondo l'accezione normale che abbiamo dell'efficienza e della produttività, è anche la città in cui c'è più tecnologi più innovativi, dove c'è più persone, no, che sanno creare e costruire il nuovo. E poi mi ha spiegato, ho capito e ne sono consapevole, che l'altra variabile è la tolleranza. La capacità di tenere insieme le diversità culturali. Richard Florida ha sovrapposto le mappe di spostamento della comunità gay americana a quella dello spostamento delle tecnologie. Coincidevano. Non è perché i tecnologi sono gay, se non fossero non ci sarebbe niente di male, ma è perché là dove c'è innovazione sociale e capacità di fare i conti con le diversità, c'è anche il contesto migliore per l'innovazione tecnologica. E allora una città che si chiude, un quartiere in questo caso, che afferma la comunità degli identici come valore e respinge il diverso, è un freno all'innovazione tecnologica. Perché le comunità degli identici, dovunque si riproducano, nelle discipline, nelle strutture organizzative della pubblica amministrazione, nel territorio, sono il freno più grosso a una città che vuole diventare smart. Grazie. Ma volevo dire una cosa, perché c'è una cosa che aleggia su Genova e che non si parla, che secondo me su Smart City ha un'importanza decisiva. Cosa succede in Finmeccanica? Scusate, lui ha detto una cosa, sono molto d'accordo. Finmeccanica investe il 16% in ricerca, complesso del gruppo, ed è una realtà di grande livello. Noi a Genova siamo stati capitale delle partecipazioni statali quando le partecipazioni statali sono state la base dello sviluppo quantitativo del paese. Facevamo l'acciaio che diventava frigoriferi e automobili nel nord-ovest. Adesso, se lo sviluppo del paese è lo sviluppo smart, è lo sviluppo intelligente, è lo sviluppo trainato dalla ricerca e dell'innovazione, insomma, la presenza pubblica dell'industria si giustifica solo se è trainante rispetto a queste cose. E allora, se lo Smart City è la nostra strategia, l'uscita, se Finmeccanica esce dalla logistica, dai sistemi di mobilità intelligente e dall'energia, è un colpo alla strategia, non solo a Genova, ma alla strategia smart del paese. Grazie.